Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come ormai già tutti saprete, DJI si appresta a lanciare un nuovo drone sul mercato ed è un drone FPV. Cosa vuol dire FPV? Un drone che guideremo in prima persona, quindi utilizzando i suoi occhiali che ormai sono già straconosciuti e strautilizzati da chi utilizza droni FPV per freestyle, racing o long range. DJI appunto si appresta a lanciare un suo drone compatibile con questi occhiali. Ormai il lancio è abbastanza imminente perché, come avete già visto, le immagini che girano sono davvero tante, con anche la confezione e via dicendo, supponendo che sia tutto vero, ma di solito quando appaiono queste immagini è realmente tutto vero. Quindi in questo video sono qua a raccontarvi le mie opinioni e le mie considerazioni riguardo questo nuovo prodotto di casa DJI. Allora, DJI, come al solito, un passo avanti a tutti intendo agli altri marchi, agli altri brand che producono droni. Quindi DJI sta per creare una nuova fascia di mercato, come ha fatto con il Mavic Mini, dove è tuttora leader incontrastato, dove ha creato appunto questo drone ineguagliabile, dove nessuno si è mai avvicinato, e ha creato questa fascia di mercato che è praticamente esagerata dal punto di vista delle vendite, appunto per le caratteristiche che ha un drone che pesa meno di 250 grammi. Quindi DJI ha preso quella fascia di mercato, è tuttora leader incontrastato in quella fascia di mercato, mentre nei droni quelli un po' più importanti ha qualche rivale, lì non li ha. Quindi DJI, essendo sempre un passo avanti, perché comunque può permettersi di investire tanto essendo un colosso dal punto di vista economico, questa sua possibilità di investimento gli permette di entrare e di essere il numero uno quando c'è la possibilità di creare appunto una nuova fascia di vendita. Quindi DJI, che è leader incontrastato dal punto di vista dei numeri, della qualità e di tutto quello che sappiamo, quindi non contenta di vendere cifre assurde di pezzi tra droni, action cam, Osmo Pop, cioè veramente chi più ne ha più ne metta, praticamente tutto quello che DJI produce vende in numeri stratosferici. Quindi non contenta di tutti questi numeri che già ha, sta creando una nuova fascia di vendita. Quindi sta per produrre questo drone FPV, che sicuramente è una novità, perché sarà un drone secondo me diciamo ibrido, quindi non sarà un drone tipo questo, quindi un drone prettamente freestyle, un drone per fare acrobazie, un drone per diciamo situazioni estreme, ma sarà una via di mezzo, nel senso che quello che andremo a vedere nel visore sarà quello che vedremo con un drone tipo questo. Però ovviamente sarà un drone un po' più sicuro da pilotare, perché comunque questi droni sono droni abbastanza difficili da pilotare, soprattutto all'inizio. Poi ovviamente uno ci prende la mano, si abitua, poi c'è chi è più o meno bravo, però la difficoltà è soprattutto all'inizio, quando si parte, mentre con i droni tipo questo chiunque può partire, non aver mai pilotato un drone, parte con un drone DJI tipo questo e vola tranquillamente in totale sicurezza, a meno che faccia proprio cose assurdissime, mentre qua uno che inizia, diciamo, le difficoltà iniziali non sono poche. Ma ovviamente DJI non punta ad avere un prodotto del genere, perché comunque con i suoi numeri di vendita non può permettersi di avere un drone che viene incidentato da più o meno la maggior parte delle persone che lo andranno ad acquistare. Quindi è una cosa che DJI non può permettersi, né dal punto di vista del marchio, del nome e soprattutto dal punto di vista delle telefonate di lamentele di gente che ha distrutto il drone. Quindi sarà un drone sicuramente ibrido, nel senso che sarà simile, secondo me, dal punto di vista della sicurezza del volo a un drone tipo questo, a un Air 2. Quindi un drone che avrà un comparto tecnico dal punto di vista del volo sicuramente che ci permetterà di avere un volo in totale sicurezza, però avremo comunque le riprese video, quelle che andremo ad avere con un drone tipo questo, un drone long range, quando andiamo a montargli un action cam. Quindi avremo queste riprese che sicuramente sono spettacolari, che non si riescono ad ottenere in egual modo con i droni cinematografici che già conosciamo, uno per la velocità che si riesce a raggiungere con i droni FPV, quindi con questi droni che vanno molto veloci, quindi le riprese hanno una fluidità e diciamo una tipologia di immagini uniche, e poi la possibilità di pilotare questo drone FPV con degli occhiali tipo questo, che per chi li ha provati, e non intendo provati nel senso provati e pilotato un drone
con questi occhiali, intendo anche solo indossati, e vi fanno rendere conto la qualità e la definizione video che hanno questi occhiali. Quindi pilotare un drone con questi occhiali sicuramente è una cosa fantastica, e anche qua DJI numero uno, nel senso che tuttora è l'unico produttore di occhiali FPV in digitale, quindi anche questo vi fa capire sempre come è un passo avanti a tutti. Infatti si mormorava anche che sarebbero usciti una versione 2 di questi occhiali, ma probabilmente DJI ha visto che non c'è stato nessun rivale che in questo momento ha creato niente di simile, e allora ha detto: un attimo, io di questi occhiali ne sto vendendo tantissimi per i droni FPV Racing Freestyle, perché non metterli in un mio prodotto? Quindi un prodotto che lui ha già ammortizzato dal punto di vista economico, dalla progettazione, tutto, per quantità di pezzi venduti, lo va ad inserire in un prodotto suo. Quindi sempre DJI avanti dal punto di vista del marketing in una maniera incredibile. E poi tutto questo, ragazzi, si ripercuote sempre dal punto di vista delle vendite dei suoi prodotti, che raggiungono numeri incredibili. Allora, il drone, ragazzi, per quello che si conosce, per quello che si capisce dalle foto, è un drone particolare, ha un design molto particolare, ormai l'avete visto più o meno tutti, sembra addirittura che abbia anche dei sensori anticollisione anteriori, almeno così sembrerebbe guardando le foto del drone. Il radiocomando è un radiocomando molto minimal, tipo quelli che si usano attualmente nei droni freestyle della TBS, molto simile, sembra un po' un joypad di una console. E ovviamente nella versione bundle, cioè dove avremo il drone, gli occhiali e il radiocomando, sicuramente la cifra non sarà bassa, perché questi occhiali, come sapete, costano circa 570 euro, più o meno la cifra è quella. Poi dopo si possono trovare negli store cinesi a meno, però la cifra di listino, se andate ad acquistare su uno store DJI, la cifra più o meno è quella, intorno ai 570 euro. Quindi capite bene che se DJI mette questi occhiali all'interno di una confezione, è vero che è un bundle, quindi la confezione dovrebbe costare un po' meno che prendere i vari pezzi singolarmente, però vi fa capire che il totale di tutto non sarà una cifra bassa. Ovviamente poi uscirà la versione solo drone e radiocomando per chi ha già gli occhiali come me in questo caso, però sicuramente non è una cosa economica, e questo già va un po' a limitare l'utilizzo, nel senso che il Mavic Mini è stato acquistato un po' da tutti, da tutte le fasce di età, ma da esperti, da non esperti, appunto perché è comunque un drone molto più abbordabile dal punto di vista economico, mentre qua sicuramente è un drone che non pesa meno di 250 grammi, quello sicuramente, quindi un drone che ha bisogno di un patentino per essere pilotato, quindi dovremmo avere il patentino, quello base, per poterlo pilotare. E poi, come conosciamo nel nostro regolamento, per pilotare un drone FPV bisognerebbe avere accanto a noi una persona che ci sta da parte senza gli occhiali, quindi che vede lui il drone, perché noi lo stiamo vedendo in prima persona il drone, quindi siamo a bordo del drone, ma non vediamo il drone esternamente. Come sapete, per la regolamentazione che abbiamo attualmente noi, bisogna vederlo visivamente. Quindi per pilotare un drone in FPV, che sia il nuovo drone di DJI, che sia un drone tipo questo, bisognerebbe avere da parte noi una persona senza gli occhiali. Ovviamente per i droni freestyle è un po' più strana la cosa, che se si va a volare con i droni freestyle di solito si va in situazioni abbastanza particolari, tipo bandi, robe, quindi zone disabitate, non ci sono persone, non c'è, cioè praticamente sono zone talmente particolari che ok, ci siamo capiti. Mentre questo nuovo drone FPV di DJI lo utilizzeremo dove utilizziamo normalmente i nostri droni, quindi il regolamento è un pochino più da rispettare, secondo me. Una cosa da dire poi riguardo questo drone è che probabilmente si potranno disattivare i vari controlli di volo, quindi rendere un po' più manuale, chiamiamolo così, dal punto di vista del volo, anche se non, sicuramente dal mio punto di vista non si potrà arrivare a avere una versione acro, perché comunque la versione è quella, diciamo, più estrema dal punto di vista del volo, dove praticamente il drone è controllato in tutto e per tutto da noi, ma quello porta anche dei rischi dal punto di vista del volo. E un drone come quello che si fa vedere attualmente DJI con queste foto rubate è un drone che non può permettersi di schiantarsi contro un albero, non può permettersi di schiantarsi contro niente, perché comunque abbiamo una fotocamera inclinabile, quindi se andiamo a sbattere non è solo la fotocamera ma tutto il sistema anche di movimento della fotocamera, e i bracci, che a vederli così non sono bracci come questi in cui due viti sostituiamo il braccio. Probabilmente DJI avrà studiato un sistema di montaggio e smontaggio rapido comunque, ma
potete capire che non è la stessa cosa di un drone di questo tipo. Quindi un drone come questo non può permettersi di andare a sbattere continuamente contro a qualcosa, e si capisce che un drone molto più delicato è un ibrido, ragazzi. Non è questo e non è un Mavic Air 2, un Mavic Pro o un Mavic Mini, nel senso che è una via di mezzo. Abbiamo la possibilità di pilotarlo in prima persona come questi, ma con il comparto tecnico di volo secondo me molto simile a quello che sono i droni cinematografici DJI, con prestazioni sicuramente molto più performanti dal punto di vista delle prestazioni, perché ovviamente per avere riprese FPV di un certo tipo che trasmettano certe emozioni bisogna avere anche prestazioni dal punto di vista dell'accelerazione, della velocità massima, abbastanza importanti, come sapete. Quindi sarà una cosa del genere. Poi sicuramente si potrà disattivare alcune cose, i sensori anteriori nel caso li abbia, probabilmente anche qualcosa dal punto di vista del comparto di volo, ma secondo me non si potrà arrivare ad avere una versione acro, anche perché comunque, ragazzi, un drone di quel tipo, probabilmente con quello che costa e tutto, e chi lo porta in acro? Adesso siamo sinceri, perché se lo si porta in acro è perché si vuole fare cose abbastanza particolari come si fanno con queste, però farlo con un drone di quel tipo, anche uno secondo me abbastanza abituato a pilotare in acro ci pensa un attimo a fare cose abbastanza estreme, perché lì secondo me sono danni e danni da paura. E soprattutto non penso che DJI dia la possibilità di utilizzare una carry refresh su un drone di questo tipo se è possibile portarlo in acro, quindi secondo me sarà una cosa via di mezzo, ma sicuramente un prodotto unico, una nuova frontiera di prodotto, un prodotto che attualmente non c'era. Come al solito DJI intraprende queste strade, lo può fare per il marchio, lo può fare soprattutto perché sa sempre cosa fa dal punto di vista del marketing, e tutto quello che fa vende. Questo costerà tanto, ma venderà tanto perché è DJI. E però, ragazzi, partiamo sempre dal presupposto che costa tanto, vende tanto, ma quello che ci viene dato è sempre tanta roba. Quindi ragazzi, ci tenevo anch'io a fare questo video perché comunque mi sono fatto le mie opinioni, ho fatto le mie considerazioni riguardo a un drone che si sa ancora poco, anche se visto le foto è imminente il lancio, sono apparsi appunto anche i video in cui DJI sembra che l'abbia dato a questi ragazzi appunto per creare il video di lancio del drone, quindi tutto fa pensare che il lancio sia davvero vicino. Probabilmente arriverà con l'anno nuovo, sicuramente non arriverà adesso prima della fine dell'anno, però ormai l'anno nuovo è davvero imminente. Quindi ragazzi, in attesa che arrivi qualche notizia in più o che arrivi addirittura l'ufficialità e il giorno di presentazione di questo drone, mi raccomando, se questo video vi è piaciuto lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, curiosità, stampe 3D, davvero porto tanta roba sul mio profilo Instagram, seguitemi sul mio canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto, se vi va, per sostenere il canale, dove adesso porterò anche i prodotti che ho usato per recensire, quindi questi prodotti che ho usato magari una o due volte li porterò lì da vendere a prezzi ovviamente davvero conveniente, quindi seguitemi sul mio canale Telegram Offerte, ma soprattutto iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, una novità. Ciao ragazzi.